Ciao a tutti ragazzi, questo è un nuovo video e oggi vi faccio vedere le ultime cose che ho acquistato da pochissimo. Iniziamo subito, quindi questo sarà un haul. Fatemi sapere comunque se volete vedere proprio gli swatches addosso, perché vi faccio un video a parte, vedrete adesso di cosa sto parlando. Iniziamo subito. Prima che vi faccio vedere quello che sono andata in fissa, vi ho già fatto un po' di spoiler perché l'ho tirato su, lipstick di MAC. Che tra l'altro è quello che ho anche addosso in questo momento ed è il Velvet Teddy. Se Dana in questo momento, che è una mia compagna di classe, mi sta stalkerando come al solito, la saluto. Ti voglio bene anche se sei una stalker, prometto. Questo è il Velvet Teddy. In questa colorazione qui io sono andata in fissa, è bellissimo. Consigliato da una mia amica e sì, ho fatto bene a seguire il suo consiglio. Lo amo, lo stra-adoro, è bellissimo. Un altro acquisto sempre consigliato da un'amica è questa cipria qua, che è la Stay Matte di Rimmel London. È nella colorazione 001 Transparent. Io vi giuro, la adoro. Ve lo consiglio, l'ho già provato e sono andata in fissa anche con questo. Due prodottini che vi faccio vedere, sempre di L'Oreal, sono questi due qui, che ho acquistato in profumeria. Sono uno nella tonalità 13, Rose Gold. Ed è questo ombrettino qua, molto molto carino, con l'applicatore sopra. L'altro invece è più un eyeliner, perché vedete che ha questo pennellino un po' più sottile, un po' più preciso. Ed è nella tonalità 01 Noir Precision Black. E il pennellino vedete che è molto più fine rispetto all'altro. Le ultime tre cose che ho acquistato, ma non meno importanti, sono queste tre. E sono Lime Crime, yes. Li amo alla follia, i miei tre Lime Crime, uno all'incontrario. Oh. Sono bellissime queste tinte, ragazze. Vi faccio vedere le colorazioni. Se volete un video a parte su questi, vi faccio tranquillamente un video swatches. Fatemi sapere qui sotto con un commentino. Allora, iniziamo da questa che è quella più diversa, quella blu. Nella colorazione Salem, ed è questo marrone qua. Bellissimo, mio Dio, sono andata in fissa. La prossima tinta che vi faccio vedere è Faded. Ed è questo, come definirlo? Un rosa antico forte, ecco. Ed è bellissimo. Tengono in una maniera tutto il giorno. Davvero fantastico. E l'ultima, ma non meno importante, forse anche la mia preferita, è Cashmere. Ed è questo rosa antico proprio, perfetto, un po' pastelloso, che adoro. Appunto, fatemi sapere se volete dei video tutorial con questi trucchi, se volete dei video swatches, lasciandomi un commentino qua sotto. E nell'info box troverete tutte le informazioni per stalkerarmi un po' dappertutto. Se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi per maggiori video. Vi mando un bacione e al prossimo video. Ciao! Sono pazza.